Buonasera a tutti, benvenuti all'appuntamento con il TMV News, campionato e mercato nel corso di questa edizione della nostra trasmissione. Ripartiamo da alcune delle partite che si sono giocate ieri, ma anche da una serie di trattative che si sono concluse. Dunque ne parliamo con il nostro primo ospite, Paolo Stringara. Ciao Paolo, benvenuto. Ciao, buongiorno a tutti. Ti chiedo subito che cosa pensi del nuovo acquisto dell'Inter a Acerbi dopo un lungo corteggiamento. Ci sono stati momenti in cui sembrava più distante, altri in cui sembrava cosa fatta, poi tutto pareva destinato a saltare. In realtà poi insomma alla fine la quadra è arrivata e Acerbi è un giocatore dell'Inter. Buon acquisto anche perché in questo momento la difesa dell'Inter è il problema dell'Inter, perché l'Inter ha preso tanti gol, è una squadra che vuole lottare per vincere, non può prendere tutti quei gol, quindi un difensore come Acerbi sicuramente è qualcosa in più che arriva al momento giusto, nella situazione giusta. Un difensore che ha dimostrato di essere da grande squadra, esperienza notevole anche da un punto di vista internazionale, quindi anche come rincalzo, tra virgolette, può far comodo all'Inter. No, assolutamente, anche perché penso che Acerbi sia un giocatore proprio giusto, ottimo per una difesa a tre, visto che non è velocissimo, visto che non è molto reattivo dal punto di vista fisico, giocando a tre con spazi un po' più stretti, secondo me è proprio il suo ruolo. Quindi, come dicevi te, ottimo, ottimo calciatore, doti tecniche. Doti fisiche, esperienza, anche esperienza internazionale, quindi è sicuramente un ottimo acquisto per la difesa dell'Inter. Senti, invece in previsione del derby, chi arriva meglio a questa sfida, l'Inter o il Milan? Ma sai, il derby, arrivare meglio al derby, secondo me, non è un vantaggio, è uno svantaggio. Quindi non so chi arriva meglio a questa partita. L'Inter ha avuto la battuta d'arresto a Roma con la Lazio, poi ha vinto la partita con la Cremonese, anche se anche con la Cremonese ha fatto vedere qualcosina lì da registrare in difesa. E quindi il Milan, secondo me, è sempre il solito Milan, una squadra che ci sa giocare bene a calcio, una squadra che è molto propositiva, una squadra che ha degli ottimi equilibri, ha degli ottimi giocatori, anche degli ottimi cambi in ogni zona del campo. E quindi non so chi arriva meglio, spero che ci arrivi il Milan meglio, perché sarebbe un qualcosa in più per l'Inter, perché il derby è sempre qualcosa che ribalta ogni pronostico, quindi spero che arrivi meglio il Milan e che vinca l'Inter. Comunque, anche se siamo ovviamente all'inizio della stagione, ci sono stati dei dubbi che hanno riguardato le scelte di Pioli e anche di Inzaghi in queste prime partite. Pioli, in occasione della partita con il Sassuolo, è stato messo nel mirino, tra virgolette, per alcuni cambi di formazione, il turnover, e anche Inzaghi, per quanto riguarda qualche cambio effettuato durante la partita contro la Lazio, alcune scelte di formazione iniziale non hanno convinto, e anche lui quindi è stato un po' criticato. Ma penso sia normale, siamo all'inizio del campionato, siamo in un momento in cui si gioca tantissimo, ora si giocherà ogni 3 giorni, quindi fra coppe e campionato, quindi è naturale, è normale che si debba fare una sorta di turnover, anche se poi in una partita come quella del derby, penso che di turnover se ne farà pochino, perché è una partita che ha una valenza specifica, è uno scontro diretto e poi va anche al di là, no, dei 3 punti. Quindi vedremo le vere formazioni titolari schierate dagli allenatori, quali sono le formazioni titolari che hanno in mente gli allenatori nella loro testa, perché penso che schiereranno la formazione migliore sia Inzaghi che Pioli. Quindi niente, sarà una partita molto bella, aperta. Spero che sia una partita soprattutto che faccia divertire la gente, perché di partite brutte, di partite che proprio dal punto di vista dello spettacolo, del ritmo, della voglia di far qualcosa in più oltre che a vincere, ne abbiamo già abbastanza, no? Ne ho già viste tante anche quest'anno di partitacce, quindi non ci scordiamo mai che il calcio è uno spettacolo prima di tutto, e quindi prima di tutto c'è
il divertimento. Poi se si riesce anche a vincere divertendo, secondo me si raggiunge il top. Ecco, il campionato è lungo e quindi potrà ancora riservare tante sorprese, l'equilibrio per adesso regna sovrano, però a tuo parere questo derby potrà essere importante da un punto di vista mentale perché potrebbe lasciare delle conseguenze? Ma siamo alla, cos'è, alla quinta partita. Ora, se già una partita fosse determinante alla quinta di andata, sarebbe insomma, voglio dire, deleterio per qualsiasi squadra, cioè, sarebbe al di là di tutto anche incredibile. Quindi è chiaro che c'ha un peso specifico, una valenza particolare, non è una partita come le altre. L'Inter ha già dato. In una partita come quella di Roma, la prima partita con un coefficiente di difficoltà un po' superiore al normale, ha già dato nel senso che ha già preso la bastonata, diciamo, e questo spero che abbia fatto riflettere, abbia fatto sicuramente pensare, no? Sia gli addetti, no? Della società, ma soprattutto i giocatori. Perché ho visto delle cose. Il primo gol che ha preso l'Inter contro la Lazio è stata una cosa incredibile. Non si vede neanche, non lo so, neanche in Serie D prendere un gol così. E quindi sono cose che prima arrivano, meglio è, però se non arrivassero sarebbe meglio. L'Inter, da questo punto di vista, ha già dato, e il Milan ha rischiato a Sassuolo con il rigore anche sbagliato a Berardi. Non ho visto una squadra, quella del Milan, una squadra vogliosa, cattiva di raggiungere il risultato come negli ultimi tempi, però è tutto da verificare, è tutto da vedere. Sicuramente il Milan è una squadra che si propone, che ha un calcio propositivo, e in questo momento del campionato devo dire che, viste un po' tutte le squadre, no, all'opera, il Milan è quella che, da questo punto di vista, mi ha convinto un po' di più. Anche il Napoli ha fatto abbastanza bene, per poi ritornare un po' negli antichi difetti, no? Con questo pareggio con il Lecce in casa. Mi è sembrato un po' di rivedere la fotocopia di alcune partite dello scorso anno, dove il Napoli ha buttato via prima così il sogno scudetto, e poi anche il discorso europeo. È in questo che, secondo me, la squadra di Spalletti deve migliorare, Si cercare discute molto di... sul turnover che viene utilizzato in dosi massicce dagli allenatori già in questa fase della stagione. Spalletti, tanto per fare un esempio, ha cambiato contro Lecce 6 giocatori rispetto alla partita con la Fiorentina stessa con l'Udinese ne ha cambiati ben 9. Ecco, che pensi, di questa decisione degli allenatori, di utilizzare questa rotazione così pesante? Sai, purtroppo è così. Come ti dicevo prima, ci sono tantissimi impegni, tantissime partite, e i giocatori nella rosa sono molti, tutti all'altezza della situazione, e quindi mi sembra naturale, normale che si debba fare e Sì, che si possa fare una cosa del genere. magari si potrebbe utilizzare il turnover, però in misura un po' minore, insomma, 9 giocatori, tanto per fare un esempio, sono tanti 9 giocatori nuovi rispetto ad una partita che si è giocata 3 giorni prima. Anche Sì, è sei, insomma, è vero. un buon Se parli numero. della Fiorentina, però c'era stato anche Sì, l'impegno in europeo. conference, sì. Quindi poi, sai, un allenatore deve. È vero che deve anche saper gestire il turnover. È vero che non si può cambiare tutta una squadra. Si dovrebbe fare sicuramente con un po' più di metodo, no? Tutto, tutto questo di cui stiamo parlando. Però è anche vero che quando entri nello spogliatoio e per motivare i giocatori dici siete tutti alla stessa altezza, anche se magari non è così, però lo dici, a volte poi devi anche dimostrare quello che stai dicendo a parole, buttando dentro anche i giocatori. Così è chiaro che, come dici te, se fosse un attimino un po' più equilibrato questo turnover sarebbe meglio sicuramente. Sì, anche perché comunque poi va trovata l'intesa tra i giocatori e siamo all'inizio della stagione, quindi il feeling lo trovi giocando e dando un'ossatura ben precisa alla squadra. Paolo, grazie per il tuo intervento.
Buona serata. Grazie a voi, grazie a tutti. Ciao Lorenzo. Andiamo a salutare Ezio Sella. Ciao Ezio, benvenuto. Ciao, ciao, benvenuto a te. Ti chiedo subito della Roma, perché si parla inevitabilmente dello scudetto dopo questi primi risultati dei giallorossi. Tu ci credi a questa ipotesi oppure è meglio pensare soltanto, tra virgolette, alla Champions? Ma diciamo che la Roma ha costruito una buona squadra, una squadra dove ha una rosa abbastanza importante, dove ci sono giocatori importanti. E quindi credo che a iniziare il campionato penso nel migliore dei modi, però parlare di scudetto alla quarta, alla quinta giornata di campionato mi sembra eccessivo. Quindi io credo che la Roma ha delle potenzialità sicuramente per arrivare nelle prime quattro, però parlare di scudetto adesso mi sembra veramente prematuro. Senti, Dybala comunque ha già conquistato tutti, la tifoseria, la città, lui stesso si è calato nel migliore dei modi nella sua nuova avventura? Ma sicuramente sì, è stato accolto con grande entusiasmo. Poi Dybala è un giocatore di grande talento, l'ha dimostrato, piano piano lo sta dimostrando anche qui. Quindi è un giocatore che in questa squadra può fare la differenza, può aiutare questa squadra ad arrivare ad ottenere degli obiettivi importanti. Quindi credo che Dybala sicuramente in questo ambiente potrà far solo che bene. Ecco, e a questo punto per la Roma c'è da capire contro le grandi quale sarà il suo atteggiamento, perché contro la Juventus non ha fatto una bella figura al di là del pareggio che è arrivato, quindi comunque è stato un risultato positivo per la squadra di Mourinho, però da un punto di vista dell'atteggiamento, dell'espressione del gioco, non è certamente una partita da ricordare quella della Roma. No, diciamo un primo tempo sicuramente non bello, però è chiaro che la Roma predilige giocare un calcio dove il primo pensiero è cercare di non prendere gol e poi eventualmente di colpire in contropiede nelle ripartenze. Infatti vediamo, insomma, in queste partite giocate ha preso un gol solo su punizione. Quindi è una Roma molto solida, molto accorta nella fase difensiva e sicuramente qualcosa in più migliorerà nella fase offensiva, avendo anche, appunto, dicevo, dei giocatori di qualità e quindi sicuramente con il tempo migliorerà anche in questa fase qui, nella fase offensiva. Un esame o comunque insomma una prova significativa potrà arrivare per la Roma dalla partita che si giocherà per giallorossi contro l'Udinese. L'Udinese è una squadra molto fisica che potrebbe dar fastidio. Che ne pensi? Potrebbe essere un test attendibile questo? Beh, sicuramente sì, perché l'Udinese è una squadra che difende molto bene, una squadra, come giustamente hai detto tu, molto fisica, anche se ha dei giocatori di qualità, due o tre giocatori di qualità dove ti possono mettere in difficoltà. È chiaro che la trasferta di Udine è una trasferta importante, perché se la Roma riuscisse a vincere a Udine e poi gli viene l'Empoli in casa, potrebbe veramente consolidare il primo posto in maniera importante. Senti, a proposito invece di attaccanti, che pensi dell'arrivo di Belotti, che oggi è stato presentato ufficialmente dalla Roma? Ha detto Belotti è un'emozione particolare vestire la maglia della Roma. Tra l'altro lui si è sempre emozionato, ha detto, nel sentire l'inno della Roma. Ma io credo che sia un buon acquisto. Belotti a me è sempre piaciuto, è un giocatore di grande generosità, di grande forza fisica, è un giocatore che nella sua carriera, nonostante ultimamente i vari infortuni, però ha sempre fatto diversi gol, quindi è un giocatore che potrà essere sicuramente molto utile alla Roma e lo spero tanto, perché secondo me è un giocatore che ha fatto poco rispetto a quello che possono essere le sue potenzialità, le sue qualità. Ora è arrivato in una grande società, in una grande squadra, in una squadra costruita per raggiungere anche grandi successi, quindi credo che Belotti faccia bene qui, sono convinto. Senti, invece, che cosa pensi della vicenda Kluivert, che sembrava destinato
al Fulham, poi non c'erano i parametri necessari per ottenere il permesso di lavoro in Inghilterra e quindi è rientrata alla Roma e di fatto è stato reintegrato, tra virgolette, nella rosa dei giallorossi. E questo purtroppo è successo, quindi non ha dato la possibilità alla Roma di poterlo vendere in Premier League. E quindi è rientrato nella rosa. Io penso che sia un giocatore che Mourinho cercherà di recuperare e all'occorrenza di poter utilizzare se c'è necessità di farlo. Poi vedremo al mercato di gennaio, sicuramente una collocazione lo trova perché è un ragazzo giovane, un ragazzo che ha delle qualità, quindi credo che troverà sicuramente un club dove poter andare a esprimere le proprie qualità, le proprie caratteristiche. E invece Camara che contributo potrà regalare alla Roma? Beh, Camara è un giocatore sotto l'aspetto fisico importante, è un giocatore dinamico, forte fisicamente, quindi sarà sicuramente una buona alternativa a già i centrocampisti che ha la Roma. Quindi credo che anche lui andrà a infoltire un po' la rosa dei centrocampisti di questa squadra e all'occorrenza sicuramente Mourinho lo metterà in campo. Quindi insomma, una rosa a tuo parere completa, omogenea e soprattutto nelle seconde linee Mourinho può trovare quei giocatori adatti per ogni evenienza? Sicuramente sì, forse. Adesso con l'infortunio di Kumbulla c'è un problema a livello difensivo, perché se la Roma continua a giocare a tre dietro, ha solo tre centrali, quindi sicuramente un difensore centrale forse servirebbe adesso per completare appunto nel migliore dei modi la rosa. Però per il resto credo che la Roma abbia una rosa veramente importante quest'anno. Senti, Fiorentina-Juventus, il tuo pensiero su questa partita con la Fiorentina che arriva a questo match con tante polemiche legate alla sconfitta contro l'Udinese e alle scelte di Italiano, al turnover massiccio da parte del tecnico Viola, che ha fatto davvero discutere tanto i tifosi Viola. Ma guarda, la Fiorentina a me piace molto come è stata costruita, una squadra che ha qualità, che ha dinamicità, che ha intensità. Quindi può succedere un passo falso a Udine, può succedere a tutti, però credo che la Fiorentina forse manca ancora un pochino di continuità. Però ripeto, siamo alle battute iniziali di questo campionato, quindi adesso aspettiamo un attimino, aspettiamo un po' per poter poi veramente giudicare questa squadra e dove può arrivare. Però la squadra è buona, i giocatori ci sono, gioca un buon calcio. Abbiamo visto per esempio un Napoli-Fiorentina, secondo me molto, molto bello, molto intenso, dove la Fiorentina meritava anche di vincere. Quindi io credo che con la Juve sicuramente la Fiorentina possa fare una grande partita e possa creare dei problemi in questo momento, in questo momento per la Juve, perché la Juve, nonostante la vittoria dell'altro ieri o di Con lo Spezia. ieri, Con lo Spezia. Ecco, non mi è sembrata una Juve resistibile. però preoccupa della Fiorentina questa incapacità di segnare e anche di creare occasioni da gol. È una Fiorentina che, almeno contro l'Udinese, ha fatto tanto possesso palla, però non è mai riuscita a creare pericoli. Lo stesso Italiano si è detto preoccupato per quanto riguarda Sì, un le difficoltà pochino, diciamo dell'attacco. che ha avuto anche l'anno scorso, no? Diciamo, con l'addio di Vlahovic, poi ci sono stati dei problemi a livello offensivo. Però credo che Italiano stia lavorando proprio in questo senso, cercando di far arrivare più giocatori in zona gol, no? Non solo fossilizzarsi con il centravanti o con le punte esterne, ma anche attraverso i centrocampisti. Io credo che quando non hai una punta che ti può garantire i 20 gol, devi cercare di lavorare di squadra e cercare di portare nella fase offensiva più giocatori possibile, soprattutto i centrocampisti e gli esterni d'attacco, per poter cercare di far gol. E credo che questo sia l'obiettivo di Italiano. E secondo te in questo momento il punto debole della Juventus qual è? Juventus che tra l'altro ha acquistato anche Paredes, quindi a centrocampo innesterà un bel rinforzo. Ma io credo che la Juventus deve ancora un attimino sistemare un po' di cose, no? Soprattutto a livello globale, cioè a livello squadra, a
a livello gioco, secondo me dietro un pochino lasciano parecchi spazi, lasciano delle opportunità agli avversari per poter colpire. Davanti non mi sembra, a parte Vlahovic che è lasciato un po' troppo solo, non mi sembra una squadra di grandi potenzialità offensive, nel senso che la realtà è che se non segna Vlahovic la Juve ha problemi anche a sviluppare un gioco dove deve cercare di poter portare dei centrocampisti a cercare di fare gol. Quindi io credo che, ripeto, che la Fiorentina possa fare bene contro la Juve. E quindi secondo te la Fiorentina, da un punto di vista anche del campionato, che posizione potrà andare a attaccare, tra virgolette, nel senso che è vero che l'anno scorso io credo che la Fiorentina però un passo in avanti rispetto all'anno scorso lo può fare sicuramente, ci sono tutte le potenzialità per farlo, quindi credo che sicuramente potrà migliorare la classifica dell'anno scorso. Anche se bisogna vedere come gestirà l'impegno in Coppa, in Conference, quante energie verranno spese dalla Fiorentina in quella competizione, come riuscirà ad adattarsi, insomma, a questi continui impegni che ci saranno tra campionato e competizione europea. Sì, quella è importante, la gestione, soprattutto quando giochi l'infrasettimanale a livello europeo. Però la Fiorentina vedo che anche a livello di rosa, a livello di giocatori in panchina, ha dei giocatori che possono sostituire sicuramente anche i titolari, quindi credo che Italiano sappia gestire anche questo tipo di situazioni. Ezio, grazie allora e ci sentiamo prossimamente. Ciao, grazie a te. E dunque davvero tutto per questa edizione del TMV News, ci ritroviamo domani, non mancate, grazie e buona serata.